Bertola, che cosa ne pensa? Qual è il modello più giusto, diciamola così, per affrontare la movida a Torino? Ma intanto comincerei a sfatare un po' questo mito dell'ordinanza di Parma che non ha voluto vietare la vendita degli alcolici di notte, come è stato scritto, insomma, in maniera molto imprecisa. Semplicemente quello che dice l'ordinanza è che dopo le 21 di sera gli alcolici possono essere venduti ma vanno consumati dentro i locali. Per cui l'obiettivo che hanno tra l'altro individuato a Parma, dopo aver discusso sia con i gestori dei locali che con i residenti, insomma con un po' tutta la cittadinanza, è quello di far sì che possa esserci tranquillamente la movida per tutta la notte, ma che si svolga all'interno dei locali, quindi evitando che invece le persone prendano l'alcol e vadano fuori dai locali con gli alcolici, si mettano magari in centro, in mezzo a una strada, e quindi creando anche rumore, disturbo, e poi lasciano un tappeto di rifiuti. Quindi questa è stata individuata un po' come compromesso possibile per cercare di migliorare la situazione. E in generale credo anch'io che la strada migliore sia quella della convivenza civile, quindi di una tolleranza reciproca in cui si cerca di venire incontro un po' agli interessi di tutti. Per cui noi non vogliamo assolutamente né riportare Torino allo stato grigio in cui era, né bloccare la vita notturna, né abbiamo alcun intento moralista nei confronti di chi anche vuole passare una serata a bere o comunque divertirsi. Però crediamo che sia giusto che ci siano delle regole che garantiscono la convivenza civile tra chi fa la vita notturna e chi abita invece in questi palazzi. Per cui sostanzialmente quello che vorremmo è il rispetto dei regolamenti comunali, che già anche a Torino fissano comunque una serie di limiti che purtroppo non sono assolutamente rispettati e anzi su cui la giunta di Fassino continua a dare deroghe su deroghe a numerosi locali che vengono autorizzati magari ad andare avanti tutte le sere fino alle 3 o alle 4 di mattina. E anche per quelli che non hanno ricevuto la deroga, quindi che dovrebbero da regolamento comunale garantire che dopo le 22 non si sente rumore fuori, che eventuali concerti, eventi finiscano entro le 24 e siano massimo 2 sere a settimana, in realtà poi qui i locali, molti, non tutti ovviamente, fanno un po' quello che vogliono e anche quando il cittadino prova a rivolgersi ai vigili urbani viene sostanzialmente rimbalzato e alla fine anche eventuali controlli non portano mai a niente. Quindi crediamo. Prego. Bertola, che idea si è fatto allora? Poi vorrei arrivare appunto sul lato pratico di Torino, ma che idea si è fatto allora? Perché ha fatto così tanto clamore questa decisione di Pizzarotti, secondo lei? Ma è un po' perché il tema ovviamente è caldo in queste serate estive e forse in questo periodo i giornali hanno anche poco di cui parlare. È un po' perché siamo in un periodo in cui qualunque cosa venga fatta dal Movimento 5 Stelle viene anche un po' strumentalizzata, almeno da una parte dei media, che cercano di dimostrare in ogni modo che non siamo capaci di fare niente di buono. Per cui anche il modo in cui è stata ripresa poi dai giornali cittadini è stato, secondo me, non proprio molto corretto. Per cui anche diciamo, la vicenda che c'è stata in questi ultimi 2 giorni con uno scambio di opinioni tra me e Casale, dei subsoni che ha riportato su tutti i giornali è stata forse un po' troppo gonfiata quando magari la distanza anche tra le nostre posizioni non era poi così ampia. C'è magari anche una confusione magari sul fatto che, come dire, il Movimento 5 Stelle può essere stato interpretato magari con la giunta poi a Parma, quindi guidando una grande città, come dire, un movimento aperto che non ponesse limiti, veti, invece magari con questa decisione qui, come dire, no, si è avuto più l'impronta di, giustamente, di come dire, di un movimento, comunque che deve guidare, quindi deve porre anche delle regole che magari possono non piacere a tutti, ecco. No, certo, però voglio dire, chi ci conosce, ci segue fin dal principio da molti anni fa, sa che noi ci siamo sempre schierati per il rispetto delle regole e della legalità, cioè secondo noi possiamo poi Certo. anche discutere se le regole sono giuste o sbagliate, però sono state definite delle regole per garantire la convivenza civile il più possibile tra le persone e quindi quello che disturba un po' a Torino è questa sensazione per cui l'amministrazione comunale sotto sotto non abbia poi tanta voglia di far rispettare le regole, anzi, tutto sommato faciliti anche chi magari anche per interessi commerciali legittimi, perché poi è pienamente legittimo fare quell'attività lavorativa, però comunque guadagna poi dal tenere aperto tutta la notte anche a costo di non far dormire l'intero quartiere, insomma. Arrivando su Torino, Bertola, secondo lei, cioè voi come Movimento 5 Stelle, come intendete comportarvi? Lei accennava al fatto, contestava un po' alla giunta Fassino, se ho capito bene, vuol dire che concede un po' troppe deroghe, magari soprattutto ai locali. Voi quindi che posizione prendete, prenderete, farete qualcosa? Sì, noi intanto stiamo chiedendo le spiegazioni alla giunta Fassino tramite gli strumenti che abbiamo, le interpellanze e così via,
sulle deroghe che sono state concesse, anche perché la cosa che ci lascia molto perplessi è scoprire che poi spesso i locali o magari i punti estivi che a cui vengono concesse queste deroghe sono gestiti da persone direttamente tesserate, attive nei partiti che sostengono la giunta di Fassino, quindi ovviamente non sempre, non tutti è così, però noi abbiamo già verificato che alcuni punti estivi, di cui molti si lamentano, dal punto estivo della Pellerina all'isola che non c'è, alla discoteca Rotonda del Valentino, sono gestiti da persone molto vicine, se non interne, ai partiti, addirittura della Pellerina è gestita da un'associazione di un consigliere di circoscrizione della Federazione della Sinistra. Per cui insomma c'è un po', cioè, naturalmente uno non può dire che queste deroghe vengono concesse perché queste sono persone di partito, però insomma il fatto che ci siano dei trattamenti già in deroga per cui ad alcuni vengono concesse cose che ad altri locali magari lì vicino non vengono concesse, già di per sé secondo noi è una cosa che non dovrebbe succedere, dovrebbe anche da quel punto di vista tutti i locali essere trattati allo stesso modo. Per cui noi vorremmo ad esempio una delle cose che venga modificato il regolamento comunale per evitare che si possano dare queste deroghe così ampie semplicemente in base alla volontà del sindaco e della giunta. Quanto è importante secondo voi anche creare un dialogo proprio tra la politica, come dire, la parte degli esercenti e anche i residenti della zona? Magari creare un tavolo, come dire, no? Ma il tavolo c'è, è sicuramente importante, ma c'è già e devo dire va avanti. Il Comune ha anche fatto degli sforzi, va anche detto oggettivamente che il Comune, dopo le liberalizzazioni che ha fatto il governo in questi anni, ha molte poche possibilità di intervenire perché non può limitare gli orari con grande facilità, non può negare nuove licenze, quindi insomma le armi che ha il Comune sono anche abbastanza spuntate. Per cui ovviamente forse la strategia che funziona di più a lungo termine non è comunque quella dei divieti.